Ebbene sì, guys, we are back! Bentrovati in questo nuovo video dal vostro Alex Flies! Oggi, carissimi, come avete letto dal titolo, torniamo a parlare finalmente di carte collezionabili. Ma stavolta non parliamo di Yu-Gi-Oh!, ma di Pokémon, ovvero del mio gioco preferito, di cui dispongo davvero di moltissime carte. E siccome trovavo un'idea carina anche mostrarvi questa collezione, ho detto perché no, facciamoci un video. In realtà forse è perché le devo vendere. Ma no, sto scherzando, ragazzi, ma che andate a pensare? Quindi, senza indugiare troppo, andiamo a vedere subito questa collezione che sta aspettando dopo anni e anni solamente di essere vista. Quindi cambiamo prospettiva. E rieccoci dunque in quest'altra prospettiva, pronti per ammirare le carte di questa meravigliosa collezione. Allora, devo dire che l'attrezzatura per registrare si regge in modo alquanto precario, però sono davvero soddisfatto che sono riuscito a registrare questo raccoglitore. Quindi, prima che crolla tutto, direi di iniziare. E come vedete in questa bellissima prima pagina, sbam, ragazzi, già vedete delle rarità assurde. Infatti, devo dire che per le carte Pokémon ho più rarità rispetto alle carte Yu-Gi-Oh!, dove, diciamo, ho meno carte nel complesso. Su Pokémon, magari forse perché anche i miei amici le collezionavano, grazie ai scambi ho potuto ampliare, diciamo così, la mia collezione. Infatti, qui vediamo subito un bel Nidoking, che è della serie quella figa di Lugia, non mi ricordo il set, però vale abbastanza questo Nidoking e mi piaceva un casino. E poi troviamo a fianco anche un bellissimo Blazemoltres, un Deoxys X che ha una bellissima storia perché l'ho trovato al Pokémon Day, ovvero a quei tornei che facevano dove ti regalavano i pacchetti e poi con quelle carte che trovavi dovevi fare la competizione. Era una cosa davvero figa, un approccio che mi piaceva un casino. Vabbè, poi io ho perso subito perché ero anche piccolo, però almeno ci ho trovato questa bellissima carta che custodisco tuttora. Poi troviamo un bellissimo Brain Charizard che mi ha dato un amico proprio così a cavolo di cane, perché praticamente me l'ha quasi regalata e invece è bellissima sta carta e veramente ci tengo molto. Poi troviamo anche un bel mio antico, e chi è che non ha un mio antico, ragazzi? Li davano con il primo dei Pokémon, ne avevo tipo 7 di queste carte, poi l'ho sparse per il mondo dandole ai miei cugini. Lasciamo stare queste storie, se no ci dilunghiamo troppo. Poi un bellissimo Dark Celebi, fantastico, Lugia X e Regice Shiny che ho comprato recentemente, è davvero bello. Vale anche abbastanza questa carta, però purtroppo è leggermente rovinata, vabbè, qualcosina. E poi troviamo un altro Ninetales X che è un'altra carta abbastanza rara che fa la sua porca figura. Quindi passiamo alla seconda pagina. In questa pagina troviamo un altro Celebi, Giovanni's Gyarados, Little Surge Raichu. Come vedete, insomma, c'ho parecchi Pokémon di capopalestra. Poi un altro Little Surge Electabuzz, praticamente tutti i Pokémon di Little Surge, io l'ho battuti tutti. Poi il bellissimo Machamp, quello proprio antico, boh, del base 7, non erro, anche prima edizione, mamma mia ragazzi. E poi un bellissimo Tigmagmas Groudon, che era tipo una di quelle prime carte con il doppio tipo, e vabbè, fa la sua porca figura. Qui invece troviamo Tyranitar, che veramente questo fa per bene la sua porca figura, guardate quanto è figo. Non sarà eccessivamente raro, sì, abbastanza raro, ma non troppo, però mi piace un casino. Poi Kingdra X e Deoxys. Passiamo quindi alla terza pagina. Come vedete, facciamo una cosa veloce perché altrimenti non finiamo più. Poi un altro Pokémon di capopalestra, ovvero Sabrina's Alakazam, Drapion livello X. Ah, come vedete, poi le carte nuove sono davvero poche perché ovviamente collezionavo le carte veramente nei tempi antichi, quindi di carte nuove ne ho davvero poche. Poi continuiamo con un bel Jolteon, anche questo bello vecchiotto, Groudon X, che se non sbaglio era di una collector che davano a Pokémon Day. No, dico una cavolata, quello era un altro Pokémon, comunque sia forse di una collector. Poi Scyther X, Chansey, sempre del set base, penso. Poi Suicune, questo qua era quello là del Pokémon Day che ti davano dentro una collector gratis, proprio ti regalavano le cose così. Poi Rockets, Hitmonchan e Yanma. Questo Yanma è davvero carino, guardate quanto è puccioso, mamma mia quanto è bello. Poi passiamo alla quarta pagina dove troviamo delle carte che sono foil, però insomma non sono della stessa rarità di quelle viste finora, perché le ho raggruppate in un modo alquanto strano. Una volta li facevo per tipi, poi mi sono reso conto che era una cosa alquanto infattibile e quindi le ho raggruppate più o meno per il fatto che sono foil o meno, il fatto che magari sono rare e vabbè, insomma poi lo vediamo. Adesso vediamo però un bel Raichu, Tangrowth, Empoleon, Flareon, Delcati, Meganium, Girachi, Rotom e Slowking. Tutte carte che più o meno sono foil, anzi più o meno sono tutte foil, però insomma secondo me non meritavano di stare nella prima pagina.
La carta che mi piace più qui in mezzo probabilmente è Rotom, visto che l'ho spacchettata io e boh. Siccome era quanto sfigato nei spacchettamenti, vedere una carta foil rara ha detto oddio, che è successo? E quindi questo Rotom ha un minimo di importanza per me, ma niente di che, insomma. Passiamo quindi all'altra pagina. Finalmente adesso potete vedere 18 carte contemporaneamente, perché nelle prime pagine volevo semplicemente esaltare determinate carte. Quindi vediamo subito qui cosa c'è di interessante. Un bel Venusaur, due Unknown, Latios e Latias di alcuni deck che ho anche provato a usare al di fuori del collezionismo, però faccio alquanto schifo, insomma, a giocare, anche perché non avevo modo di allenarmi, quindi insomma non ho mai giocato seriamente. E poi oltre questo da notare, non so, c'è questo bellissimo Beedrill, questo Dragonite e Metagross che spiccano un po' di più. E detto questo passiamo alla prossima pagina, dove troviamo altre foil che però ho raggruppato qui perché avevano le scritte dei pacchetti. Era una cosa che si usava, non so se si usa ancora, ma boh, sti cavoli ragazzi, ho voluto raggrupparle in questo modo. E niente, qui di spicco insomma c'è questo bellissimo Groudon della serie Ex Smeraldo, che erano i pacchetti dove ci ho speso un sacco di soldi, non so nemmeno perché. Vabbè, semplicemente perché era il pacchetto che usciva in quei tempi in cui potevo spendere soldi. E poi tra altre cose niente di che, dai, questo Yamma è davvero molto carino. E lo Slowking è lo stesso di prima, però qua c'è la scritta. Niente di che, insomma, non soffermiamoci su queste minchiate. E continuiamo con quest'altro tipo di carte. Queste, ragazzi, sono delle carte, sì, lo so, faccio la figura dell'ignorante qui, ma cosa volete farci? Che sono foil, ma non la figura, il bordo. E quindi, siccome questo tipo di foil era diverso, lo raggruppate secondo questo criterio in quest'altre pagine. E niente, qui vediamo un bel Cresselia, un Gardevoir abbastanza figo. E niente, dai, ho poche carte in questa versione. In quest'altra pagina invece troviamo tutti i miei leggendari non foil, tra cui questi tre bellissimi cani leggendari, guardate che belli, tutti della stessa serie, con tanto di Celebi che appartiene sempre a quella serie. Tra l'altra che altre invece non ci soffermiamo troppo perché potete vederle benissimo da soli. E quindi possiamo passare alle altre carte che tendenzialmente raggruppano semplicemente rare a caso, senza particolari sbrilluccicamenti o cose del genere. Infatti troviamo un bellissimo Flygon che non brilla. E poi questo bellissimo Pikachu, ragazzi, non è raro, però è del Pokémon Day, quindi è una promo, che appunto sta a ricordare un'altra carta della mia avventura al Pokémon Day del 10° anniversario. Si parla di boh, quasi 10 anni fa, davvero tanto è passato. Però ricordo quell'evento con piacere, nonostante ci ho preso belle mazzate dei tornei. E vabbè ragazzi, era un ragazzino, insomma, va bene. Continuando in questa pagina poi notiamo, che ne so, Scyther, Pinsir, altre carte un po' vecchiotte. E poi passiamo alla pagina dei Dark. Ebbene sì, siccome mi ritrovavo abbastanza carte con questo prefisso Dark, ho detto ma sì, facciamoci una pagina a caso. Ci abbiamo Dark Fortress, Dark Catabra, Electrode, Golduck, Mach, Ductrio, che sta messo veramente male, anche Wigglebuff non ne parliamo, Primeape e Slowking. Se non sbaglio ne ho alcune altre, ecco le altre due che sono Dark Raticate e Dark Magneton, che sono addirittura di tipo buio, giustamente. Un tipo che una volta nemmeno esisteva, che hanno aggiunto successivamente. Se non sbaglio adesso addirittura il Folletto hanno aggiunto. Non ne ho nemmeno una ovviamente, perché quelle sono proprio carte nuovissime e quindi niente. Qui invece in questa pagina troviamo delle prime edizioni a caso, proprio Kabuto, Psomanite, e invece qui tre dei primi set, proprio del set base e quelli immediatamente successivi. Troviamo un bellissimo Haunter, che è una carta che mi piaceva un sacco, tutte e tre foil sono, infatti c'hanno pure la foderina, Mewtwo e Vaporeon. E niente ragazzi, e qui alla fine arriviamo già alle carte trainer, dove troviamo queste due bellissime energie messe lì perché sbilluccicavano. E poi possiamo concludere con questa pagina alquanto particolare. Ebbene ragazzi, qui troviamo nuovamente delle foil, anche apparentemente rare. Infatti c'è addirittura Shining Helios, e dici perché non la metti la prima pagina? Ebbene, perché qui c'è una storia particolare. Come vedete, anzi non so se si vede benissimo, queste carte sono palesemente rovinate. E perché è successo questo? Beh, perché c'è stata una vicenda che vi devo assolutamente raccontare quando ero più piccolo, insomma. Nella mia tenera età, quando era un povero ragazzino che non sapeva che una carta del genere valeva da sola 25 euro, ci avevo tutte le carte dentro la tasca del jeans, no? Ero piccolo, ingenuo, dico ma che cazzo, sì, lasciamole dentro al jeans le carte. Poi mia madre cosa fa? Va a lavare tutto il jeans e mi trovo le carte centrifugate. Ebbene questo è il risultato. Rayquaza X, questo l'avevo spacchettato io ragazzi.
Mamma mia, non so, mi è dispiaciuto un casino quando ho visto quella carta in quelle condizioni. E lo stesso per Shining Gyarados. E lo stesso per altre 20 carte che sono rimaste sfigurate e ho dovuto buttare. Una delle vicende più tristi della mia vita. Che mi hanno costretto poi a lasciare il campo delle carte collezionabili, visto che veramente ci sono rimasto una merda. E mi ha devastato un'esperienza del genere. Sono stato davvero un po' fesso. E niente ragazzi, questo è quello che è successo. Mi andava davvero di raccontarvi questo aneddoto che mi è capitato. E con questo si può concludere questo video. Prima però vi faccio vedere una cosa. Un attimo che torno. Eccomi qui. Come avete visto, insomma, queste diciamo erano le carte più rare. Ma tutte quelle comuni dove sono? Ebbene, spam ragazzi. Guardate qui che roba. Queste sono tutte carte di Pokémon. Saranno un miliardo di carte di Pokémon. Guardate che roba. Sono tutte comuni. Alcune anche decenti, però non potevo mettere l'accoglitore perché mi ci volevano 5 raccoglitori per mettere 1000 carte del genere. E niente, non ve lo posso far vedere, se no stiamo qui fino a domani mattina e il mio computer scoppia, esplode, perché ci vuole davvero troppa memoria per registrare un video dove mostro tutte queste carte. Era doveroso però mostrarvi, insomma, che esistono altre carte nella mia collezione che non posso mostrarvi. E quindi niente, dai, spero di avervi intrattenuto e di avervi incuriosito con questo video. Come valiva per le carte Yu-Gi-Oh, anche qui ragazzi, se volete comprarmi alcune carte basta che mi contattate tramite messaggio privato sia su YouTube che su Facebook. E poi vabbè, ci si mette d'accordo, comunque sia pagamento PayPal e poi queste cose le vediamo. Detto questo, non ci resta che salutarci e rimandarvi al prossimo video che ci sarà sul canale. Mi raccomando, non mancate, e grazie a tutti per essere arrivati fin qui. Al prossimo video, ciao ragazzi.